Eccomi tornata per darvi gli esiti di questa manche di gioco. Se non sapete di che cosa sto parlando e non partecipate al gioco, oppure se sapete di che cosa sto parlando e avete scelto di non partecipare al gioco, mi spiace che questo video non è diretto a voi, è diretto ai partecipanti perché devo darvi l'esito di questa manche di gioco. Scusate la luce e il cambio di location, sono in cucina e sono anche struccata e insomma sono un po' in tutona perché ho appena finito di lavorare, ho studiato tutto il giorno, non sono ancora uscita e fra l'altro poi andrò pure a correre, quindi sinceramente truccarmi per fare il video sarebbe stato patetico e quindi insomma beccatemi così come sono. Non c'entra niente con questo video, lo dico velocemente così almeno lo vedete tutti e poi chi è disinteressato cambi. A proposito della corsa, farò certamente dei video in cui vi racconto qual è il mio allenamento. Dal video che avete visto l'ultima volta è passato un sacco di tempo, ma perché quel video l'ho fatto prima che cominciasse a nevicare. E quindi, ovviamente, io nel video dico: eh sì, il tempo regge, e poi ha cominciato a nevicare e io ho smesso di correre. Per quello l'ho pubblicato recentemente, perché non aveva senso pubblicarlo allora e poi smettere di correre per 2 settimane. Quindi ho cominciato ufficialmente il giorno che vi ho messo quel video. Quel giorno in realtà è andata malissimo. Lasciamo stare. E comunque ho deciso di farvi dei video, me l'avete anche chiesti. In cui vi racconto qual è il mio allenamento e chi di voi corre può fare lo stesso allenamento e ci si può confrontare con dei video risposta da parte vostra o comunque con i commenti in modo da sostenerci e fare una sorta di gruppo di corsa virtuale. È divertente, se fossimo tutti vicini sarebbe una gran figata, però siccome non siamo tutti vicini, ognuno corre per sé, poi aggiorna gli altri su come è andata e potete aggiornarmi con un video risposta al video che farò oppure con i messaggi e come volete, insomma. Anche fra di voi potete interagire. Ora vediamo come fare. Comunque lo farò presto, ne farò uno a settimana in cui, se posso, in cui vi racconto più o meno come sta andando il mio allenamento, quanto ho corso, quanto ho camminato, se sono stanca, se mi fanno le mani le gambe, se mi stanno scoppiando i piedi, queste robe qui. Però ora cominciamo subito con il video relativo alla manche di gioco. Il gioco di Pianeta 4 Diet che si svolge sul gruppo di Facebook. Vi metto il link del gruppo di Facebook nell'info box come ogni volta. Ok, detto questo, cominciamo. Non siete andate male voi? Io sono andata malissimo. Ho avuto una settimana veramente pessima, però insomma è passata, quindi tutto sommato non ci lamentiamo troppo. E passo subito col darvi gli esiti. Al 13° posto si sono classificate le pagnottelle. È stata una mancia un po' del cavolo per voi, pagnottelle, però insomma, ragazze, dai, su forza, che manca poco all'estate, incomincia ad esserci pure bel tempo e quindi vi voglio cariche, mi piacerebbe che riusciste a raggiungere magari un peso accettabile, non parlo solo delle pagnottelle, parlo in generale, entro magari quest'estate. E quindi dovreste essere più stimolate, cioè dovremmo essere più stimolate. Quindi, via, coraggio alle pagnottelle che sono arrivate ultime questa volta. 12° posto, le meringhe. Le meringhe hanno perso quasi 4 latte a testa di media. 11° posto, le insalate miste, che hanno perso più di 4 latte a testa. Al posto decimo ci sono le vita snella. Le vita snella hanno perso 0,44 kg a testa di media. Quando vi dico Poppy, Poppy, è il gioco di Marvel. Ok, provo a fare il video nonostante i poti. 0,44 le vita snella, 10° posto. Le morosità si sono invece classificate al 9° posto, perdendo 0,46 kg a testa. La tifoseria, la mia squadra, a cui io non ho contribuito questa volta per niente, ha perso 0,5 kg a testa, quindi mezzo chilo a testa, grandi. E poi le profiterol hanno perso 0,40, no, 0,51 kg a testa, sono al 7° posto. Le amazzine hanno perso un pochino di più, 0,57 kg a testa di media e sono al 6° posto. Al 5° posto ci sono le choco banane che hanno perso 0,93 kg a testa, quindi quasi 1 kg. Le cookies hanno guadagnato il 4° posto con 1 kg a testa, ottimo, bravissime, cioè allucinanti, bene. E le Ciccia Stop, che sono una delle squadre nuove, tra virgolette, hanno perso 1,24 kg a testa e quindi si sono classificate al 3° posto. Complimentoni per il podio. E le patatine sono arrivate al 2° posto, 1,31 kg.
E le muffin hanno vinto questa manche con 1,55 kg a testa di media, quindi più di un chilo, anzi quasi un chilo e mezzo, anzi superano un chilo e mezzo. Ora controlliamo quale delle muffin ha vinto, cioè ha perso più peso. Allora, partiamo dall'inizio. Allora, Alice ha perso, oh mamma mia, 0,8, non cieca, 0,8. Daisy ha perso 2,8 kg. Alessia, Grazia sono rimaste come erano all'inizio della manche. Elisa ha perso 1,5 kg. Emanuela ha perso 3,1 kg. Ammazza, complimenti. Elisa ha perso 3,1 kg. E l'altra Elisa ha perso 1,1 kg. Quindi siete state in generale bravissime. Hanno vinto le due ragazze che hanno perso 3,1, che sono Emanuela e una delle Elise. Ci sono tre Elise in questa squadra, non ci avevo fatto mai caso. E una delle Elise. E non dico i cognomi per una questione di privacy, comunque vi faccio i complimenti. Andiamo a vedere quali altre ragazze, a prescindere, hanno perso tanti chili. Allora, vedo subito delle Ciocobanane Giorgia che ha perso 4 kg, tanti complimenti veramente, sono tantissimi, però effettivamente questa mancia è stata piuttosto lunga. Poi, oddio santo, tu hai un nome allucinante, che credo che non sia il tuo nome. Inata delle Amazzoni ha perso 3 kg. Inata comunque complimenti anche a te. E poi basta, sopra i 3 kg non c'è più nessun altro. Quindi, spedirò i premi a la vincitrice su tutte quante le componenti, che è Giorgia delle Ciocobanane, a cui faccio i miei complimenti. Giorgia, mandami il tuo indirizzo. Il premio non l'ho ancora comprato, però penso che sia una sciocchezza, come al solito, una roba simbolica. Quindi complimenti a Giorgia, mandami l'indirizzo. Per scegliere a chi mandare il premio invece fra le muffin, fra Emanuela ed Elisa, farò così: guardo quale delle due partecipa a questo gioco da più tempo. Se ce n'è una che partecipa da più tempo, ha vinto lei e vi metto un fumetto in questo momento e mi rivolgo alla vincitrice dicendomi: mandami l'indirizzo, se no faccio fare l'estrazione a Marvel come l'altra volta. Ora vado a controllare in caso faccia l'estrazione a Marvel. Comunque, in ogni caso, qualora non dovessi fare l'estrazione, vi saluto, un bacione e alla prossima. Ciao! Mamma, fai un favore, chiamala. Chinati. Ok, allora ne metto. Questa è Elisa e questa è Emanuela. Vieni, Marve. No, molla là. Allora, a sinistra Elisa e a destra Emanuela. Lì il mio acquario. Dai, Marvel, vieni. Trova il biscottino. Marvel, guarda, guarda cosa c'è lì. Pappa, Marvel, guarda che roba. Vai su. Marvelina. Elisa, ha vinto Elisa, ufficialmente Marvel ha estratto la vincitrice. Seduta Marvel, amore, seduta, brava, va bene, bravissima, brava, siamo molto riconoscenti per questo tuo lavoro importantissimo. Allora, complimenti ancora alle vincitrici e basta, ciao.